sta dominando, per questo è biologico. Siamo quello che mangiamo, siamo quello che mangiamo. Guardate che anche se scatolato il cibo è buonissimo, e poi tutti lo sanno, la plastica è il futuro, non è colpa mia se la sapete riciclare. È giusto, la plastica non usarla più. È giusto, la plastica non usarla più. Non ce la faccio più. È giusto, la plastica non usarla più. Non mi sopporto. Di Capurzo. Ma che volete fare? Cambiare il mondo? Save the world with a word. Che significa? Salviamo il mondo con una parola! Save the world with a word! Save the world with a word! Ministro, signora Costa, padre Jimmy, venite qui. Scendi giù! Scendi giù! Manifesta pure tu! Scendi giù! Scendi giù! Manifesta pure tu! Piacere, sono Daniel Capuzzo, direttore del Super Mega Market Lontano. Io sono Lady Capuzzo, vi abbiamo chiamati perché abbiamo un problema. Le nostre vendite stanno calando inesorabilmente. Abbiamo delle perdite del 15% a settimana. È tutta colpa di questa moda del versano, del mangiar bene, insomma il green, in fondo anche le scatolate, le cose sono buonissime. Ma vendite, il nostro supermercato. Vedete. Salve ministro. Ciao. Salve signor Costa, salve padre. Io sono Antonio Falcone, la ditta riparto frutta e verdura. Come può vedere i miei prodotti sono bellissimi, profumatissimi e coloratissimi e già pronti all'uso. Qui abbiamo dei limoni argentini, kombucha non commestibile. Vedete, c'è scritto non edibile, però dentro sono buonissimi. Buongiorno. 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 Ma è tutto già tagliato, lavato, sfilciato. Sì, sì. Ma sarà pieno di conservanti. Economico, prendiamolo. Ma sarà pieno di pesticidi. Come facciamo a mangiare? Ne so. Va bene, allora stasera non cenniamo. Beh, dice, ma fa bene. Vedi, la moglie vuole prodotti bio e ha convinto il marito a non comprare e io pago. Veramente io pago. Buongiorno, padre G. Buongiorno. Signora Costa, buongiorno, signor ministro. Volete venire a vedere il nostro reparto di frutta e verdura ecologica di 900? Salve. Buongiorno. No. No. E la muria? Di stagione. E quanto ci vuole per tagliarla? Più o meno 15 minuti. Devo tagliarla, lavarla. No, mi dica mezz'ora. Non c'è ancora perdita, mi dicevo cose rapide e veloce. Rapido, veloce, vada a supermercato anche tu contando, gli troverà tutto quello che cerca. Vada, venite con noi, così non sono riforniti, non tengono niente. Buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno di cose rapide e veloce che si cucini in poco tempo. Allora, oggi abbiamo un'offerta, un hamburger di pollo già precotto, speziato e parzialmente digerito. Perfetto, lo prendo. Prego, costa 50 centesimi. Questo reparto è il mio fiore all'occhiello. Se prendi altri 300 euro di spesa, tutti li passi per la mia. Perfetto, allora li prendo. Ma non ti sembra che stai esagerando? Una volta faccio la spesa, una volta all'anno. Ma che vuoi? Lascialo in pace. Ma raga, tutto cibo ti fa male, poi ti fai invecchiare prima. Ma chi se ne frega, 80, 85, 90 anni, la vita è una e godiamocela com'è. Guarda che la qualità della vita, qual è la qualità del cibo che mangiamo? Ma in che senso? Che diventiamo quello che mangiamo. Lo scoletto vuole diventare più bello a non mangiare più niente. Ma quello è un 5G, scusa. Sì, perché? Che problemi hai? Sei invidioso, è tecnologico e basta. Guarda che ti fa male, poi fa male all'ambiente. Allora ho deciso da oggi passare al bio.
Direttore, abbiamo delle perdite di 4.850 euro in casa. Grazie, grazie. Hai detto molto meglio. Questa è la lavanda che ho coltivato io nel mio orto, anche la natura è un po' medica. Sono proprio curioso di andare a vedere cosa mangiano le persone quando non vengono da noi. Siete curiosi come me? Andiamo. Aperture della parte fuori elevata e aperta. Sì, i nostri polli sono arrivati all'aperto con le cime naturali e anche i bovini e gli altri tipi di bestiame. Quindi, la vita produttiva non è intensiva e tutela sia l'animale che l'ambiente, quindi il consumo bene. E la nostra fattoria usa energie rinnovabili, con pale eoliche e pannelli solari. Sì, ma chissà quanto vi costa installare due cose. Oggi ci sono molte detrazioni, fortunatamente anche lo Stato sta cambiando e ci aiuta in questa progetto. Scusi, ma lei quanti anni ha? Ho detto più su tutte che ne ha di mezzo e costa stesso da me. Sì, sì, e io sono stati all'ore. Io ho voluto solo di carne scatolata. E guardi com'è bella e lucente la mia pelle. In più, uso solo prodotti della linea cosmetica da pozzoli delle sangue belli. Prego, si prende il mio reparto preferito. Vuole spiegare gentilmente cosa contengono i nostri prodotti? Certamente. Buongiorno signor Ministro, buongiorno signora Costa, buongiorno professor. Dovete sapere che la nostra linea produttiva è altamente controllata. Utilizziamo solo elementi sintetici o provenienti da grassi animali. Abbiamo studiato conservanti ed emulsionanti appartenenti alla categoria PEG. Emulsionanti e schiumogeni MEA, TEA e DEA. Mentre l'acido stearico, l'acido oleico e la lanolina sono il nostro manto. Il tutto chiaramente scritto sulle nostre etichette, anche se non sarebbe necessario dato i numerosi controlli sulla qualità. Cosa c'è scritto qui sopra? I caratteri sono piccolissimi e non si legge nulla. E io vorrei comprare a mia moglie una crema per il viso, ma come delle reazioni allergiche. Non ti preoccupi, è tutto testato, adesso le faccio vedere. Vedi che pozzo permette? Certamente. Ah, ma che mi hai fatto? Sei impazzita! Aiutatemi, sono un piccolo effetto collaterale! Signora, le do subito una crema. Per favore. Per curare le sue dichiarazioni da prodotti chimici e industriali. Grazie mille, scusatemi. Prego, signor Ministro, questa crema gliela offro io. Quella scatolata e quella sua? Offro io la crema naturale. Tenga, grazie. Allora, noi qui abbiamo il nostro sito web sul quale potrà ordinare appunto le nostre creme e saponette e vedere come sono fatte e la produzione sulla fila. Pesce fresco, pesce fresco! Io mi pesce fresco! Non ci può! Qui al Super Potato Market ce l'abbiamo il pesce fresco, vi vado a prendere io! Avete più il pesce fresco? Certo, ce l'abbiamo! Direttore, ma come mai lei qui? Non le piace più il suo pesce industriale, inscatolato, precotto, già spinato, che quasi quasi non sembra neanche più un pesce. Stiamo cercando di cambiare da questo punto di vista. Ha fatto la migliore scelta di questo capolso. Ecco, è accaduto il pesce misto. Oggi la spesa gliela offro io. Grazie. Direttore, se continuiamo di questo passo non ci resta solo che chiudere. Non siamo più competitivi, l'unica cosa che ci rimane da fare è chiudere. Scusi, signor Capolso, signor Ministro, signora Costa, va dei giri. Vedete come ha fatto la scelta, abbiamo noi la soluzione ai nostri problemi. Quindi che c'è? Accomodate. Ci sediamo? Sì. Buongiorno a tutti, e benvenuti nel bar di scelte. In questo bar ogni uomo decide di sé. Ogni scelta personale ha incidenza su tutta la collettività. Questo bar è la metafora di vita. Non imponiamo nulla, solo di fare una scelta. Oggi da bere abbiamo, essendo novembre, un fantastico succo di melograno o una delle qualsiasi bevande gassate, come la Coca-Cola, a voi la scelta. Io prendo un bicchiere d'acqua. Acqua. Lei, signor Ministro, cosa prende? Acqua, non gassata. Lei, acqua, un gasato. Che qua io.
Lei? Succo di melograno. Io un po' d'acqua. La preferisce naturale o pensante? Pensante, grazie. Signor Capozzo, lei non deve per forza chiudere, deve semplicemente cambiare il suo punto di vista. Sì, deve avere un pensiero ecologico, deve iniziare a seguire le persone sempre più numerose per cambiare l'ambiente che le circonda. Il cambiamento non sarà facile, ma anche lei ce la potrà fare per lanciare un messaggio di speranza che porti alla bruttezza di oggi alla bellezza di domani. Io non credo si possa fare. Secondo... No, è vero, bisogna iniziare. Noi siamo stati in altri paesi e abbiamo aiutato i market a cambiare il loro punto di vista. Molti avevano dubbi all'inizio, ma dopo aver incominciato tutti i dubbi sono svaniti nel nulla. E oggi i green market sono sempre più numerosi. E guadagnano sempre le stesse cifre, offrendo al mondo una possibilità di salvezza. Anche perché il mondo è un organismo e se lo vogliamo salvare dobbiamo cambiare il nostro punto di vista in tutto. Secondo me si può fare. È certo che si può fare. Molte persone da molto tempo, come me, usano rifiuti per fare tantissimi oggetti. Io ad esempio ho fatto questa gonna. Oltre a questo abbiamo anche questa carta che serve per gli oggetti che noi compriamo o che già abbiamo, per riutilizzarli, riciclarli o riutilizzarli. Bellissimo. Bravi. Si può fare. Si può fare. Eccolo, uno slogan, aprirò il bio market Fontano e sarà il primo market a chilometro zero. L'energia sarà solare e si può fare. Che abbia inizio la sfilata. Sfilare si può fare, si può anche risparmiare, se la carta vuole fare, non la si può fare, se anche usare, se lo affrontare, la bottiglia a montare, la vita le puoi dare, basta plastica nel mare.
stato certamente un momento importante che riguarda proprio i lavori dei ragazzi. Allora io vi do il buongiorno, il benvenuto presso l'Istituto Pontano, luogo di cultura, olezzante di storia e di spiritualità che da sempre serge sul territorio partenopeo per l'imponente fonte e fucina di ispirazione e matrice intellettuale. Quest'oggi abbiamo deciso di affrontare una interlocuzione riguardante le problematiche ambientali, tema su cui noi educatori del Pontano abbiamo voluto rendere dotti i nostri discenti con chiarezza e con consapevolezza. Motivo per cui per tale simposium abbiamo voluto fortemente, necessitato, esatto, la presenza di esimi rappresentanti. Domus cura, questo l'appellativo dato ad un simposium che in un certo senso rappresenta la summa, l'acmè dei tanti lavori, delle ricerche fatte naturalmente dai nostri studenti, dai nostri discenti, che hanno declinato il tema d'ambiente secondo un lavorio interdisciplinare, creando convergenza e identificazione tra le varie didassi, tutte però foriere di uno stesso risultato, il rispetto della natura. Ebbene, la coagulazione delle discipline c'è stata ascoltando la voce dell'islandese che parla con la natura nelle operette morali di Leopardi, oppure ascoltando le parole di Virgilio, di Teocrito, ma al contempo anche considerando l'alterazione climatica, l'inquinamento, lo sfruttamento delle risorse. E di certo Titiro e Melibeo mai avrebbero immaginato. Quindi domus cura, cura della casa, responsabilità, preoccupazione della casa comune, proprio come dice la Laudato Si, la seconda enciclica di Papa Francesco, in cui si invoca l'umanità, o più precisamente la famiglia umana, a rispettare la nostra terra, poiché anch'essa è una creazione divina. Dunque è mio compito a questo punto salutare, ma anche ringraziare, non soltanto per aver aprioristicamente creduto in questo progetto sin dall'inizio, ma anche per essere qui convitati a questo nostro banchetto intellettuale. Per me è un grandissimo piacere salutare e ringraziare il presidente della Fondazione Gesuiti Educazione, padre Jimmy Bartolo, e anche un grandissimo piacere salutare il ministro dell'Ambiente, il dottore Sergio Costa. Beh, rappresentate per noi, lo dicevo parlando con i ragazzi, un punto essenziale di riferimento in quanto a lealtà ed onestà. Ma prima di aprire ufficialmente, insomma, questo che abbiamo voluto chiamarlo simposium in un certo senso, anche perché poi ci sarà il cocktail finale, volevo coram populo ringraziare e lasciare la parola al presidente della Pontano Music Academy, presidente della Fondazione Laus, presidente del CDA dell'Istituto Pontano, che con la sua sagacia, con la sua lungimiranza, non soltanto guida i nostri intenti, ma favorisce, io dico sempre con la grazia che lo contraddistingue, un lavoro che di esemplarità vuole intridersi. Cicci Serra. Grazie a tutti, benvenuti. Voglio anch'io ringraziare personalmente il ministro dottor Sergio Costa e il presidente di Gesuiti Educazione, padre Jimmy Bartolo. Sono Pasquale Antonio Serra, sono presidente della Fondazione Laus, che nasce il 4 di aprile del 2019. La Fondazione Laus porta le iniziali di mia moglie e di mio padre, entrambi prematuramente scomparsi. E nell'articolo 1 dello Statuto della Fondazione dichiaro che la Laus ha come scopo quello di attuare iniziative artistiche, culturali e di promozione sociale mediante la gestione di scuole e altre associazioni, proponendosi come centro di formazione in cui l'educazione e la formazione dei giovani assuma un ruolo centrale
per realizzare l'obiettivo di essere uomini e donne per gli altri. Questo era il loro sogno e io, con l'aiuto dei miei collaboratori, lo sto portando avanti con la determinazione e la forza di volontà che mi hanno trasmesso. Con la Pontano Music Academy abbiamo lavorato in tal senso, coniugando musica e solidarietà. Il nostro primo disco è stato per la ricostruzione della scuola di Amatrice e a seguire i due successivi hanno supportato le missioni dei gesuiti del Magis in Togo e in India. La musica è una delle esperienze maggiormente formative dell'individuo e mediante essa possiamo coltivare le vocazioni dei nostri studenti. In questo 2019 abbiamo pensato di affrontare la tematica dell'ambiente e, come vedremo più avanti in un video, ritengo che siamo sulla buona strada. Ribadisco però che il sottoscritto è solo un catalizzatore. Tutto questo non sarebbe possibile senza i nostri maestri, ma soprattutto senza i nostri ragazzi. E ringrazio soprattutto loro, i nostri studenti, per aver realizzato insieme un sogno. Grazie a tutti voi e con voi si può fare. Come vi ho anticipato prima, abbiamo fatto e inaugurato e abbiamo voluto fortemente che a inaugurare questa che abbiamo chiamato l'Isola Verde fossero per l'appunto due esempi. L'Isola Verde, e quindi questi ragazzi hanno comprato direttamente questi alberi e si prenderanno cura di essi. Io li ho visti sorridere, li ho visti emozionarsi, ma soprattutto fare questo gesto con un grandissimo spirito critico. Quello stesso spirito critico di cui si ha bisogno per essere e per diventare uomini e donne nella forma migliore. Come ben sapete, v'è presso l'Istituto Pontano l'Associazione degli Ex Alunni. Si tratta di un gruppo che serge come simbolo e che in un certo senso rende manifesto l'esempio della pedagogia ignaziana, la quale si occupa della formazione dei giovani in toto, formazione spirituale, formazione morale, formazione etica. Ebbene, tra codesto istituto e l'Associazione degli Ex Alunni vi è un rapporto di cooperazione, di afflato costruttivo, sempre io dico, motivo per cui mi fa molto piacere presentare per un breve saluto il presidente dell'Associazione Ex Alunni, il dottore Dino Falconio. Prego, Dino. Buongiorno e benvenuti a tutti, mi unisco ai saluti al signor Ministro e a padre Jimmy Bartolo. Certamente aderisco a tutte le cose che sono state dette da Cicci Serra e da Emma Armentano e non mi soffermo sul significato che per noi ex alunni ha il Pontano, anche perché molti di noi ex alunni siamo anche genitori di alunni e testimoniamo un legame di continuità con questo istituto e con la pedagogia ignaziana che ci ha formato. Io so che anche il ministro Costa è vicino al mondo ignaziano perché è componente della CVX del Gesù, credo, e quindi parliamo la stessa lingua. E oggi abbiamo voluto un'iniziativa che parlasse di ambiente, fortemente preparata dalla scuola, ma spalleggiata come sempre tutte le iniziative culturali dall'Associazione Ex Alunni, perché circa 5 anni fa in questa stessa sala con padre Bartolomeo Sorge e un esponente della cultura laica, il filosofo Sebastiano Maffettone, fummo i primi a commentare la Laudato Si di Papa Francesco. E da quel testo noi siamo partiti in un percorso che dura ancora per parlare in un clima di formazione permanente di green economy, di circular economy, di climate change e tutto ciò
che oggi anche i nostri studenti, i nostri allievi attuali del Pontano hanno voluto rappresentare con l'incontro che si è tenuto nella prima parte della mattina. Certamente quello che veniva fuori dall'enciclica del Papa fu un messaggio fondamentale che dette anche la possibilità di accelerare l'approvazione del protocollo di Rio de Janeiro e di Parigi che erano bloccati. Se non vi fosse stata la Laudato Si, probabilmente non si sarebbe arrivati perché, a quel risultato, perché Kyoto era fermo da decine di anni. E il messaggio fondamentale del Papa era ed è che non esiste una questione sociale disgiunta da una questione ambientale, esiste un'unica questione socio-ambientale. E la prova, caro Ministro, l'abbiamo avuta in questi giorni quando vi siete trovati a dover adottare dei provvedimenti di urgenza per un disastro come quello avvenuto a Venezia, o precedentemente nella sua esperienza di generale del Corpo Forestale per quello che è successo con la Terra dei Fuochi. Tutte questioni ambiente e socio-sanità che sono collegate tra loro. Ancora, la vicenda che ha occupato in questi mesi le prime pagine dei giornali della Ilva di Taranto non è altro che il tema della soluzione del conflitto tra i valori del diritto alla salute, del diritto all'ambiente e del diritto al lavoro e dello sviluppo sostenibile, che sono i messaggi che vengono nella seconda parte di un'enciclica nella quale c'è una visione come primo momento, un giudizio come secondo momento e un terzo, quello dell'azione. Secondo anche l'ottica conciliare, il Papa scrive quella bellissima lettera enciclica con questi tre momenti e viene dall'America Latina, conosce quali sono i grandi problemi collegati anche quelli all'ambiente delle diseguaglianze mondiali, conosce il tema dell'Amazzonia che è bruciata fino a qualche giorno fa e che ha creato un problema di dimensioni planetarie, e quindi sa bene questo Papa e ci indica di trovare una soluzione partendo nel nostro caso dall'educazione dei giovani, perché il lavoro che è stato fatto con questi ragazzi è un lavoro che si proietterà nel tempo, nel futuro, perché saranno portatori sani di una cultura dell'ambiente, di una consapevolezza che c'è bisogno, come dice l'incipit della Genesi, non solo di coltivare e quindi sfruttare questa terra, ma di custodirla. Papa Francesco si sofferma nell'enciclica a dire che l'imperativo di Dio all'uomo è coltiva e custodisci la terra, perché in questo senso è un bene che va preservato, perché se non si preserva non c'è più vita. Ecco che siamo particolarmente lieti che oggi, dopo 5 anni da quell'incontro tra la cultura cattolica rappresentata a Padre Sorge e quella laica da Sebastiano Maffettone, si ripeta un passaggio, un confronto partendo dalla Laudato Si tra la cultura istituzionale rappresentata in questo momento dal governo che è qui presente con il ministro Costa e dal nostro ambito più vicino all'educazione che è la fondazione, il nostro ambito ignaziano intendo dire, che è la Fondazione Gesuiti Educazione, perché abbiamo messo in pratica in questi 5 anni con una serie di percorsi che continueranno e che non sono finiti gli imperativi che vengono dall'enciclica e in particolare stiamo dando a questi ragazzi e attraverso loro anche a noi stessi che riceviamo il messaggio di questa loro formazione il tema, l'imperativo, il comandamento di quello che è la soluzione individuata da Papa Francesco che è l'ecologia integrale. A questa ecologia integrale è ispirata questa giornata, ma soprattutto è ispirato il percorso di formazione che il Pontano dà a alunni e famiglie. Grazie al notaio Dino Falconio. Dunque,
Il nostro messaggio di oggi, come ho detto anche prima, vuole essere duplice, nel senso che c'è un sentimento laico che è simboleggiato dal ministro che qui oggi rappresenta la Repubblica, ed un altro religioso, portavoce di un annuncio carico di forza che Fiato vuole dare ad un cambiamento che gli stessi giovani richiedono. Ci chiedono perché sentono la protesta della terra che protesta, perché anch'essa ovviamente è una creatura viva e noi non abbiamo affatto il diritto di saccheggiare. Quindi facciamo appello anche in un certo senso alla nostra interiorità, alla nostra spiritualità, partendo proprio dalla Laudato Si. Ma questo discorso intricato, imponente e fondamentale, credo debba essere affrontato dal nostro presidente dell'Associazione Gesuiti Educazione, padre Jimmy Bartolo. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Signor Ministro, dottoressa Costa, membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo dell'Istituto Pontano, cari studenti, docenti e ospiti illustri, grazie per l'invito a partecipare a questo momento così significativo per la nostra scuola, perché testimonia della vostra attenzione e consapevolezza della necessità dell'impegno di tutti per la cura della casa comune, in linea proprio con lo spirito degli insegnamenti della Laudato Si di Papa Francesco. Vorrei condividere brevemente con voi alcuni punti importanti dell'enciclica di Papa Francesco, a cominciare da un breve video preparato dal CAFOD, Catholic Agency for Overseas Development, con sottotitoli in italiano. Vedremo, è un video di 4-5 minuti. Has written a letter addressed to every person on this planet, urging us all to protect the Earth, our common home. In the letter, he says, "The Earth is God's gift to us, full of beauty and wonder, where the fruits of the Earth belong to everyone. But what we see today is that our common home has never been so hurt and mistreated as it has been in the last 200 years. We have developed at a greater speed than we could ever have imagined. We have treated the Earth like it has an unlimited supply of resources, taking more than our fair share from most people on the planet, as well as future generations to come. We have stripped the Earth of its natural forests, contaminated the Earth's waters, its land, and its air. Plants and species are becoming extinct at an alarming rate. The Earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. Our increasing use of polluting fossil fuels, especially coal, oil, and gas, is helping to drive climate change, which is one of the biggest challenges we face today. Climate change affects us all, but it is the poorest communities who suffer the most. We are now at crisis point, where the future of our common home is under threat. And despite this crisis, there seems to be no slowdown in the lifestyles of the rich nations. Enormous gaps between the rich and the poor continue to rise. Between those who are trapped in poverty with few or no resources, and those who are consuming and wasting at an ever-increasing rate, leaving a trail of waste and destruction. Our digital world is also polluting us with noise and distractions, stopping us from learning how to live wisely, to think deeply, and to love generously. Real relationships are replaced with virtual friendships, which we can choose to accept or reject, making us dissatisfied with true, deep relationships, or can give rise to a new sense of isolation. Yet, despite all of this, all is not lost.
Young people demand change. Young people want to build a better future, which takes seriously the environmental crisis and the sufferings of the poor. So we can change. We can make a new start. To protect our common home, we need a common plan. The whole human family needs to work together so that we may sow beauty, not pollution and destruction. Our use of polluting fossil fuels also needs to be replaced without delay. And we need to stop treating the world's resources as an object for profit, with no thought on how our actions might affect the environment or future generations. So let's put love for the world and love for our neighbour into action by living together in harmony, listening to one another, caring for nature, and getting involved with society and politics. Let's undergo an eco-conversion in which we listen to the cry of the earth and the cry of the poor. This means taking seriously things like avoiding the use of plastic and paper, reducing water waste, separating rubbish, and using public transport as a part of our calling to protect creation. But more urgently, we need to slow down on how much we consume and throw away. We can find great joy and freedom in living simply, rather than always on the lookout for what we do not have. We are capable of these changes and making a new start. So let us make that start today. Signed, Pope Francis. Laudato si. A letter from Pope Francis on care for our common home. Vorrei continuare con alcuni spunti. È impossibile fare una sintesi di Laudato Si in 10 minuti, sarà impossibile, però condivido con voi alcuni spunti più importanti di questa enciclica. Come avete visto, il Papa inizia l'enciclica riassumendo la sua presentazione e citando papi precedenti e altri leader religiosi che hanno parlato dell'ambiente. Dice che Sorella Terra ci grida a causa del danno che le abbiamo inflitto dal nostro uso irresponsabile e dell'abuso dei beni di cui Dio l'ha dotata. Cosa sta succedendo alla nostra casa comune? Papa Francesco crede fermamente nella necessità di raccogliere i fatti per comprendere un problema. Infatti il primo capitolo presenta il consenso scientifico sui cambiamenti climatici insieme a una descrizione di altre minacce per l'ambiente, comprese le minacce alle risorse idriche e alla biodiversità. Osserva anche come il degrado ambientale abbia influito sulla vita e sulla società umana. Infine scrive sulla disuguaglianza globale della crisi ambientale. Parla del Vangelo della creazione. Il Papa sostiene che le convinzioni di fede possono motivare i cristiani a prendere cura della natura e del più vulnerabile dei loro fratelli e sorelle. Comincia con il racconto biblico della creazione, poi medita sul mistero dell'universo che vede come una continua rivelazione del divino. Dice: tutto è collegato e noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, intrecciati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche in affetto con fratello sole, sorella luna, fratello fiume e madre terra. Conclude: la terra essenzialmente un'eredità condivisa i cui frutti sono destinati a beneficio di tutti. Quindi quali sono le radici umane della crisi ecologica? Sebbene la scienza e la tecnologia possono produrre importanti mezzi per migliorare la qualità della vita umana, e ne abbiamo molto bisogno, tutti noi utilizziamo questi mezzi,
quindi non sta dicendo che questi mezzi sono negativi, hanno anche dato però a coloro che hanno le conoscenze, in particolare le risorse economiche per usarle, un dominio impressionante su tutta l'umanità e il mondo intero. Francesco afferma che siamo affascinati da un paradigma tecnocratico che promette una crescita illimitata, ma questo paradigma si basa sulla menzogna che esiste una fornitura infinita di beni della Terra e questo porta il pianeta a essere spremuto oltre ogni limite. Ecco questa crisi ecologica. Coloro che sostengono questo paradigma non mostrano alcun interesse per livelli di produzione più equilibrati, una migliore distribuzione della ricchezza, preoccupazione per l'ambiente e i diritti delle generazioni future. Il loro comportamento dimostra che per loro è sufficiente massimizzare i profitti. Ecco perché c'è questa crisi e abbiamo delle risorse limitate, non sono finite. Quindi il Papa propone questa ecologia integrale, riconoscere i motivi per cui una determinata area è inquinata richiede uno studio del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei modi in cui afferrare la realtà. Non ci troviamo di fronte a due crisi separate, come ha detto il dottor Falconio, una ambientale e l'altra sociale, ma piuttosto a una crisi complessa che è sia sociale che ambientale. Penso che la novità di questa enciclica è proprio questo. Sono stati molti a pensatori, filosofi, scienziati che hanno parlato dell'ambiente. Il Papa integra questo con il mondo povero, con la povertà e con le conseguenze di persone che soffrono a causa di questa crisi. Le strategie per una soluzione richiedono un approccio integrato per combattere la povertà, ripristinare la dignità degli esclusi e allo stesso tempo proteggere la natura. Quindi alcune linee di approccio e di azione. Che cosa si deve fare? Tutti noi facciamo questa domanda. Francesco chiede un dialogo sulla politica ambientale nella comunità internazionale, nazionali e locali. Questo dialogo deve includere un processo decisionale trasparente affinché la politica sia al servizio della realizzazione umana e non solo degli interessi economici. Implica anche un dialogo tra religioni e scienza che lavorano insieme per il bene comune. Spesse volte il Papa dice che la politica può essere un esercizio di alta carità, di massima carità, la politica. Molte volte, carissimi giovani, pensiamo che la politica sia una cosa sporca, però abbiamo bisogno di gente come voi, giovani come voi, che si interessano nella politica, perché abbiamo bisogno delle persone con valori a rappresentarci nel Parlamento. Abbiamo bisogno molto, non è sporca, può essere sporca, però il Papa dice sempre la politica può essere un alto servizio di carità agli altri. E propone anche questa educazione ecologica e il rapporto fra essa e la spiritualità. Quindi dobbiamo cambiare e sviluppare nuove convinzioni, atteggiamenti e forma di vita, incluso uno nuovo stile di vita. Questa è la conversione. Ciò richiede non solo la conversione individuale, ma anche reti di comunità per risolvere la complessa situazione che il nostro mondo deve affrontare oggi. Essenziale per questo è una spiritualità che può motivarci a una preoccupazione più appassionata per la protezione del nostro mondo. La spiritualità cristiana propone una crescita e una realizzazione segnata dalla moderazione e dalla capacità di essere felici con poco. L'amore straripante di piccoli gesti di mutua cura è anche civico e politico e si fa sentire in ogni azione che cerca di costruire
un mondo migliore. Per concludere il mio breve contributo di questa mattina, vorrei menzionare due punti importanti su cui stiamo lavorando come scuole della Fondazione Gesuiti Educazione, cioè l'educazione alla cittadinanza globale e la creazione di una politica ambientale per ogni scuola della rete. Abbiamo 8 scuole, 6 in Italia, un grande collegio a Malta, una scuola in Albania, che formano questa rete. Entrambi sono mezzi per attuare gli insegnamenti della Laudato Si. Quindi educazione della cittadinanza globale, le politiche ambientali e sociali nella scuola. L'educazione alla cittadinanza globale cos'è? Si intende l'insieme di attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, educazione che affrontano diversi temi quali la pace, la democrazia, la tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia economica e sociale, e che sono volte a rafforzare nei bambini, bambine, ragazzi, ragazze, negli adulti la dimensione globale della loro cittadinanza. Il compito di educare la cittadinanza globale nella scuola in tutto il mondo sarà guidato nei prossimi anni, 11 anni, dall'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030, che gli studenti ci hanno spiegato in un modo molto, molto bello. Complimenti veramente per tutto questo, tutte le rappresentazioni che avete fatto. Siete stati molto creativi, tipici napoletani, molto creativi, bravi, veramente bravi. Grazie. L'educazione alla cittadinanza globale viene effettuata nelle nostre scuole attraverso la promozione di una politica ambientale e sociale all'interno della scuola, sulla base delle indicazioni emerse dal Action Statement rilasciato dal Congresso Internazionale dei Delegati dell'Educazione di tutta la Compagnia di Gesù a Rio de Janeiro ad ottobre 2017. Sono stato lì anche con il nostro padre generale, abbiamo deciso 13 priorità per i prossimi 5 anni, in riferimento alle linee guida sul curriculum ignaziano miranti a integrare la giustizia, la fede e la cura della casa comune all'interno del curriculum scolastico. Tutto questo tiene altresì conto sia delle linee guida per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile per le scuole italiane rilasciato sul piano nazionale del 2014 dal MIUR e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia del documento pubblicato il 28 febbraio 2018 che delinea la strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale, presupposto per la formulazione coordinata di un piano di azione pluriennale che promuova le pratiche di educazione alla cittadinanza globale nell'ambito dell'educazione formale e non formale, così come nell'informazione e nelle campagne di sensibilizzazione. Desidero congratulare il signor Ministro, il Governo, perché l'Italia è il primo paese in tutto il mondo che ha deciso di mettere dal prossimo anno una materia che si chiama Climate Change e nel curriculum di tutte le scuole. Avranno 33 ore, mi pare, se non sbaglio. È il primo paese nel mondo che introdurrà questo dal prossimo anno come materia. Sì, veramente. Complimenti, complimenti. Come scuole gesuite stiamo cercando di integrare tutti questi aspetti con la nostra fede. Questo è lo tipico nostro. Ci sono molte persone di buona volontà, non cattoliche, dire altre religioni che stanno lavorando su questo punto. E il Papa è stato meraviglioso a accomunare tutti questi sforzi perché lavoriamo insieme. Non ci saranno delle divisioni perché lui, lei è musulmano, è ateo. Bisogna lavorare insieme. Qualsiasi religione, qualsiasi credenza, lavoriamo insieme.
c'è un'urgenza molto grande, come avete visto in questo video. Ci sono così tante persone, ecco, di buona volontà, che hanno a cuore la cura della nostra pianeta. Ci uniamo a loro per una causa comune, perché le nostre motivazioni sono direttamente legate alla nostra fede. Non possiamo essere chiamati cattolici se la cura della nostra casa comune non fa parte della nostra fede cattolica. Veramente, non possiamo dire che siamo cattolici. No, non più. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, Agenda 2030, laudato sì, si stanno diventati le linee guida nel nostro sviluppo di una politica ambientale e sociale attraverso il curriculum delle nostre scuole. Ecco, e con queste parole ringrazio molto la direzione, ringrazio Emma e tutte le persone che hanno organizzato questo simposium, e auguro che i nostri giovani fanno più chiasso, come direbbe il Papa, no? Fate più chiasso, come avete fatto lì nel corridoio. Fate più chiasso. Voi vedete Greta Thunberg, diventata famosa nel mondo, un'adolescente che è molto convinta, addirittura ha delle difficoltà nell'apprendimento, questa ragazza, sta nello spectrum dell'autismo, è per questo che parla così direttamente, tipico di questa condizione. Però lei è molto convinta, è giovane, voi avete un potenziale grande per parlare al mondo politico che ci ascolta e alla Chiesa. Vogliamo lavorare insieme. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Padre Jimmy, è sempre un grandissimo piacere ascoltarti. È minuzioso, anzi deve partire l'altro applauso, perché è una forza, ma anche una forza di sensibilità, di grandezza spirituale e di importanza spirituale. Allora, carpe viam et susceptum perficem munus, diceva Virgilio nella sua opera più conosciuta, che è l'Eneide. Inizia il cammino e porta a termine l'opera intrapresa. Bene, noi in questi mesi abbiamo intrapreso un cammino, abbiamo fatto dei lavori che poi mi auguro ben presto possiate vedere, ma ci stiamo già organizzando, perché abbiamo dovuto dividere, naturalmente per motivi di spazio, i diversi momenti vissuti con i nostri ospiti. Quindi, sapete, noi insegnanti, in quanto educatori, tra le varie responsabilità che abbiamo, che riguardano essenzialmente la preparazione dei giovani, però ce n'è una forse più pesante, perché noi abbiamo la responsabilità di creare, di formare dei futuri cittadini che siano onesti, che siano coscienti. Non a caso noi siamo vicini ai nostri ragazzi, che sono belli come il sole, punto. Siamo sempre vicini a loro, siamo una seconda famiglia, lavoriamo in sinergia naturalmente con la famiglia, perché è assolutamente fondamentale. Ma dobbiamo iniettare in loro anche, a volte parlo di vizio, però oggi parlo di curiositas, non soltanto della letteratura, della matematica, del greco, del latino, delle scienze, ma anche proprio la contezza di diventare cittadini onesti. Per questo modello di onestà e lealtà abbiamo voluto che il ministro Costa li guardasse negli occhi e gli parlasse così. Buongiorno a tutti, grazie per questa splendida accoglienza, grazie al Pontano, grazie a Padre Bartolo, alla Preside Armentano, grazie al Dottor Cicci Serra, ma grazie a tutti voi. Però consentitemi anche a me di ringraziare i ragazzi, abbiamo fatto questo percorso per arrivare in questa splendida sala e vi dico, per me è stato anche un tuffo nella mia memoria, quando
grazie a tutti i ragazzi ho avuto modo di leggere i tre step, esperienza, consapevolezza e azione, la pedagogia ignaziana, sono ritornato, pur non essendo figlio del Pontano, chissà, io ho fatto il collegio dei Gesuiti, che è diverso dalla scuola dei Gesuiti, che adesso non c'è più quel collegio a Napoli, si chiamava Collegio Loyola, ovviamente, a via San Sebastiano 48, e sono cresciuto lì con padre Pirro, per chi ha avuto modo di piacere, che purtroppo è andato via quest'anno, e tuttora faccio parte come membro permanente della CVX del Gesù Nuovo. Quindi mi sento, consentitemelo di dire, un po' a casa mia qui, un po' a casa mia, e quindi vi ringrazio. Vi ringrazio perché non solo il tuffo nella memoria, ovviamente, che è una memoria sempre presente, quanto mi date l'opportunità di confrontarmi, perché è un dialogo il nostro, appunto su questi tre step che i ragazzi ci hanno portato nel percorso per questa sala, ripeto, esperienza, consapevolezza e azione, che ci portano dove? Se tutti conosciamo bene la pedagogia ignaziana, ci portano ad una parola, si chiama discernimento. Il discernimento ignaziano, che vuol dire saper scegliere avendo in mano gli elementi di base, esperienza, consapevolezza, discernimento ti consente l'azione. Allora, ma l'azione, quale azione? Lei, padre, ha detto una cosa, varie cose molto belle, ovviamente, c'è un passaggio che è di Papa Francesco, che io ho sempre apprezzato molto, e cioè il magis. Noi siamo cresciuti col magis, il di più, per chi appunto, penso qua tutti siamo cristiani praticanti, il di più a maggior gloria di Dio. Ma qual è l'elemento allora? Papa Francesco ha iniziato con la Laudato Si, consentitemelo, perché ho avuto l'onore di confrontarmi sull'aspetto dei rifiuti di quella Laudato Si quando ero generale, e mi ricordo quella parte del nostro confronto. Iniziamo dal possibile adesso per arrivare all'impossibile domani. Guardate che Papa Francesco inizia dal possibile adesso, ma disegna il futuro dell'impossibile che oggi non possiamo concepire, ma che domani sarà concepibile. Perché vi dico queste cose? Perché mi sono domandato, all'indomani della richiesta ad uno che ha fatto per 35 anni tutto un altro lavoro come me e che tuttora è in servizio come generale dei carabinieri, soltanto sospeso per la pratica per il momento governativo, ma che cosa si chiede a un cittadino che si occupa di politica, ovvero sia l'arte, la forma più alta della carità? Cosa si chiede? Sì, secondo me, io mi sono domandato, ma avendo fatto altro nella vita e entrando in questo mondo sconosciuto, o almeno conosciuto come chiunque di voi dai giornali, dalle televisioni, da quel poco di esperienza personale che uno può avere, ma di fatto sconosciuto nelle sue pieghe più intime, io mi sono domandato, la cosa che un cittadino chiede, che io ho sempre chiesto alla politica, è avere una visione. Una visione intanto vuol dire non qualcosa di fritto e mangiato, adesso ve la dico in modo più greve, cioè qualcosa di immediato, ma qualcosa che ti consente di capire dove stiamo andando, ma in quel comprendere dove stiamo andando, di mettere i tasselli, di fare un cammino continuo, costante, chiaro, semplice e orientato in quella visione, affinché sia la pratica del seminatore, colui che semina, che non è necessario debba raccogliere, ma l'importante è aver seminato. Perché vi racconto questo? E non vi voglio rubare molto tempo, ma perché io provo a interpretare il mio ruolo di ministro in questa direzione, il seminatore. Non mi interessa di raccogliere, mi interessa che si costruisca il solco affinché il Paese raccolga, affinché l'Unione Europea raccolga,
affinché il pianeta raccolga nei limiti delle capacità del seminatore. E cambia completamente la prospettiva, perché noi siamo abituati, e qua ce lo possiamo dire, ci sono i ragazzi che diventeranno la classe dirigente del futuro, ma di fronte a me ci sono tante persone che non sono più, me lo consentirete, dei ragazzi. Qua ce lo possiamo dire, la politica ultimamente, intendo dire da parecchi anni, quell'ultimamente è un eufemismo, guarda al momento elettorale, ma la polis è un'altra cosa. Non confondiamo mai la polis con l'elettoralismo. L'elettoralismo vuole raccogliere ora e subito e non è disposto a fare il seminatore, cioè a investire. La polis, gestione del bene collettivo, come la leggo io, investe su chi verrà. Non si preoccupa di raccogliere subito, in termini personali, consentitemi, personalistici. Vede altro. Forse questa, consentitemi di farvi questa battuta, è la libertà di un generale dei carabinieri che può tornare domani mattina a fare il generale dei carabinieri senza nessun problema. Questa è una libertà. Vi dico la verità, non so quanti in Parlamento hanno questa libertà. Io ce l'ho, questo ve lo assicuro. Detto questo, vi do tre dimensioni, molto rapidamente, perché veramente non voglio rubar tempo, preside. Tre dimensioni velocissime, una dimensione internazionale planetaria, una europea e una, consentitemi, nazionale. Cioè, noi dove stiamo? Bene, una internazionale, noi siamo in un meccanismo ormai dove se, e dobbiamo essere coscienti, brucia l'Amazzonia, è inascoltabile, è immorale sentir dire dal presidente dell'Amazzonia, del Brasile, chiedo scusa, l'Amazzonia è mia e la gestisco come io credo, perché è un patrimonio del mondo, perché quell'Amazzonia che brucia 4 ettari al minuto, mentre stiamo parlando, 4 ettari al minuto, per chi non è pratico di ettari, sono 4 stadi San Paolo al minuto, tanto per essere chiari, qualcosina in più anche di, che sono quasi 5 ettari, cioè 5 stadi San Paolo, tanto per essere chiari, ragazzi, capite quant'è? È un'enormità. Non puoi dire è mia, è nostra, noi ti possiamo aiutare, noi siamo a disposizione per aiutarti come pianeta, ma è nostra, perché quello a bruciare significa il cambiamento climatico anche nel Mar Mediterraneo, per farvi un esempio concreto, anche nella nostra Napoli. Allora c'è una dimensione planetaria, questa dimensione planetaria che nasce, padre, Rio de Janeiro 1992, l'ha detto lei, e ancora prima a dire la verità, però incomincia a irrobustirsi. Oggi è l'accordo di Parigi del 2015, COP21, la settimana prossima, non chissà quando, c'è COP25, la conferenza delle parti, tradotto, cioè 198 paesi al mondo che aderiscono, tra cui l'Italia, per il contrasto al climate change, alla grande spada di Damocle sulla nostra vita. Il climate change è qualcosa in cui noi siamo dentro, non temiamo di esserci. E chi ce lo dice? Sono le Nazioni Unite, il 1 ottobre del 2018 lo certifica, e che chi è esperto è diverso che lo dichiara, lo certifica, e lo certifica attraverso l'IPCC, cioè sarebbero i grandi scienziati del mondo, delle Nazioni Unite, che certificano noi siamo dentro il climate change, i cambiamenti climatici. La nostra temperatura sta cambiando, si sta avviando una nuova era, chiamata antropocene, cioè costruita in modo negativo dall'essere umano. E noi che abitiamo nel Mar Mediterraneo sappiamo che in questo caso Mar Mediterraneo, il mare tra le terre, dal latino, è
arriva a 4,5 gradi di temperatura, quando l'accordo di Parigi dice: se vi volete salvare non dovete superare i 2 gradi, ma è meglio se state a 1,5. Io ve la stringo. La dimensione planetaria ci porta a dire che io, Italia, mi devo fare i fatti dell'Amazzonia, mi devo fare i fatti della Cina, mi devo fare i fatti dell'India, loro si devono fare i fatti miei. Io ve la volgarizzo proprio, però ci dobbiamo parlare chiaro qua, che se no poi incominciamo a fare astrazioni. Ecco come cambia allora la dimensione. Noi dal punto di vista ambientale non siamo più solo figli dell'Italia, siamo figli del mondo. Perché pensare che l'Italia da sola possa salvare il sistema, no. Che debba fare tutto per salvare il sistema, sì. Lo sapete quanto pesiamo sul climate change come Unione Europea? Praticamente quasi tutto il continente europeo, pesiamo il 9%. Il nulla. C'è un 91% che pesa altrove. Ma per questo motivo noi ci chiamiamo fuori. No, perché quell'Unione Europea ha dentro anche 4 paesi che compongono il G7, cioè i grandi dell'economia, Francia, Germania, Inghilterra, tra poco vediamo come va a finire, scusate, e Italia. Io seguo al G7, io G7 ambiente, poi c'è il G7 economia, eccetera, eccetera. Possiamo fare molto dal punto di vista del paradigma produttivo economico. La dimensione internazionale, è giusto che se ne parli davanti a voi, quella planetaria. Tra l'altro la settimana prossima c'è Madrid, COP25 Madrid, dove andremo, io sono uno dei player, io ovviamente rappresento l'Italia, non come persona, come Italia, per parlare delle regole di ingaggio di quello di cui adesso vi ho detto. Andremo lì per parlare di queste cose, per vincolarci al sistema planetario, per dire non possiamo farlo da solo, lo dobbiamo fare insieme. Questa è una dimensione internazionale planetaria. E vi aggiungo una piccola parentesi con orgoglio, non solo italiano, ma con orgoglio napoletano, che lunedì inizieremo qua a Napoli, a Castel dell'Ovo, la COP21, cioè la conferenza del Mar Mediterraneo a Napoli, perché Napoli è stata individuata dalle Nazioni Unite, sapientemente sospinta dalle Nazioni Unite, diciamo dal governo della Repubblica Italiana, a capitale del Mar Mediterraneo. Discuteremo insieme a tutti i paesi riverasche europei, quelli africani e quelli del Medio Oriente, immaginate che cosa vuol dire, qua a Napoli, a Castel dell'Ovo. Ma il discutere è un discutere in cui si prendono decisioni. Si parlerà di mare in litter, di inquinamento, di blue economy, di biodiversità. Il Mar Mediterraneo è il mare più ricco di queste cose. Napoli è la capitale del Mar Mediterraneo e l'Italia sarà, con orgoglio lo possiamo dire, io personalmente proprio, sarò il presidente della COP per i prossimi 2 anni. Questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa. Vi dico come battuta che uno degli obiettivi non è solo il mare in litter, la plastica a mare, l'inquinamento, le emissioni di zolfo, la blue economy e la biodiversità e quant'altro, è anche parlare con alcuni parti del mondo che affacciano sul Mar Mediterraneo, perché il Mar Mediterraneo sia la biodiversità della vita e non il cimitero dei morti. E non quel cimitero. Capite quello che voglio dire? Capite quello che voglio dire? Detto tutto questo, c'è una dimensione europea. La von der Leyen, la presidentessa, dal 1 dicembre, dall'altro giorno, diventata la presidentessa, ha lanciato l'European New Deal, cioè quella politica europea che vede al centro il green, la green economy, gli investimenti green. Li ha messi al centro, movimentando 1.000 miliardi di euro. Sapete quanti sono? 1.000 miliardi di euro. Ovviamente non su base annua, perché non ce la faremo. Però in una visione, vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio, in una visione pluriennale.
come politica, la politica si trasforma in atto normativo, cioè obbligherà i paesi a fare questo. Chi non è d'accordo esce dall'Unione Europea. Questo è l'elemento. L'Italia in quella direzione, in questa legge di stabilità che verrà votata entro fine anno, ha messo 56 miliardi di euro subito, più altri che ho fatto mettere io con un piccolo colpo di mano napoletano nel DL Clima. Mi sono anticipato, così, come si dice, me lo sono messe da parte, me le sono messe, fatto un po' con il napoletano là. Infatti ve la dico come battuta, quando qualcheduno in Consiglio dei Ministri mi diceva ma tu ti anticipi la legge di stabilità come Ministero dell'Ambiente, noi non siamo d'accordo. Io ho detto non c'è problema, al prossimo Consiglio dei Ministri vengo in uniforme e vedrete che sarete d'accordo tutti. Hanno votato tutti all'unanimità. Una battuta, fino a un certo punto. Comunque è passata la legge e questo è l'importante. Come si deve fare? Lasciamo perdere. Sono molto pragmatico io. L'importante è che il risultato arrivi, che è un pragmatismo gesuitico, mi pare di ricordare, da quando sono entrato nel collegio a 8 anni. Perché vi dico allora questo? Perché c'è una dimensione europea. La dimensione europea è il nuovo percorso verde, dove l'Italia, è bene che lo sappiate tutti, specialmente i ragazzi che si apprestano a sostituirci, cioè a crescere in quella direzione, l'Italia ha una leadership ambientale europea elevatissima. Ragazzi, in Europa, quando si va al Consiglio dei Ministri dell'Ambiente, mica si vota un voto vale l'altro voto. Non è vero, non è così. Il peso dell'Italia equivale a 11,4 oggi, cioè vuol dire che quando io alzo la mano e voto un provvedimento, peso un numero di volte esponenziale, per esempio rispetto a Cipro, che pesa 0,3. 11,4, 0,3. Quindi abbiamo una leadership ed una possibilità di scegliere ben più alta di altri paesi. E con la Brexit noi arriveremo a 12,8 come peso. Cioè insieme a Spagna e a Francia, se vogliamo bloccare un sistema, noi lo blocchiamo. Perché è una cosa importante, ma è anche una responsabilità importante. Quindi quando vai là e voti il climate change e dici io voglio la politica della von der Leyen, di cui abbiamo detto poc'anzi, hai il peso come paese Italia per poterlo dire. Non sei un Italian job ordinario, sei qualcosa di molto robusto. Allora le scelte che come paese Italia facciamo le dobbiamo ben riverberare poi in Europa, altrimenti siamo zoppicanti. E allora quali sono le scelte italiane? Voi, ho visto i ragazzi il bel lavoro che hanno fatto, le hanno già in parte rimesse, c'è tutta la vicenda della legge salvamare, mai vista prima una norma sulla tutela del mare, una norma italiana. È stata approvata, penso che per la fine dell'inverno diventerà legge, andrà in gazzetta. Ci siamo ormai, tocca ai senatori, abbiamo di fronte la senatrice Nunes, tocca a loro adesso votarla, la Camera è passata. Che è la prima volta che si fa una legge sul mare in Italia. Abbiamo la norma sul clima, siamo il primo paese in Europa, padre, che ha fatto una legge sul clima. Quella che è passata al Senato recentemente e che adesso entro la settimana prossima va alla Camera per diventare legge dello Stato. Il primo paese in Europa. Dobbiamo essere orgogliosi come Italia su questo. Il primo paese in Europa al punto tale che l'Inghilterra su The Independent scrive prendete esempio dall'Italia. Gli inglesi, che non ringraziano mai nessuno. Prendete esempio dall'Italia. Ma in quella legge ci sta un passaggio che mi piace dirvi. Non vi racconto delle macchinette mangiaplastica, della riforestazione urbana, non vi racconto delle biciclette elettriche, perché sono cose, come si dice tecnicamente, più potabili, cioè si intuiscono subito. Ma c'è un articolo molto particolare che va nella direzione, perciò ho iniziato, planetaria, europea e italiana. C'è un articolo, anzi due, l'uno e l'uno bis. I CIPES. Vabbè, ma che cos'è? Voi sapete che quando si deve orientare un sistema paese,
si orienta dal punto di vista della programmazione economica, cioè tutto ciò che viene speso, le grandi spese, entrano in quella che si chiama programmazione economica, che vincola il paese non nell'anno, negli anni, per 10, 15, 20, 30 anni, un'enormità. Bene, io ho fatto modificare l'articolo 1.1 bis affinché il CIPE, Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, che programma nei 20-30 anni, in CIPES, o due S, Comitato Interministeriale della Programmazione Economica dello Sviluppo Sostenibile. Sapete che vuol dire? Che da adesso in poi, dal 1 gennaio dell'anno prossimo in poi, nessuna programmazione italiana per i prossimi 30 anni non potrà tener conto dello sviluppo ecologico e ambientale del paese Italia. Tutto per i prossimi decenni, per quando loro saranno classe dirigente, la visione. Non ci sto io come ministro in quel caso, per il piacere di mia moglie che non mi vede mai. Non ci sarò io in quel, ma non mi importa, stai seminando qualcosa che non era stata mai fatta prima e che l'Europa ci chiede, l'avete pensata bene, la vogliamo copiare, l'Europa che vuole copiare l'Italia. Ma quando mai si è vista una roba del genere? In genere eravamo sempre l'asino dietro la lavagna, no? Vi ricordate? Non è vero, vedete? Allora, quando io vi ho detto, e chiudo veramente perché vi ho trattenuto troppo, quando io vi ho detto discernimento, vi ricordate? E magis. Se li ricolleghiamo al concetto del possibile adesso e dell'impossibile domani, quell'impossibile domani lo stiamo disegnando oggi attraverso la visione. Ecco dov'è, a mio parere, il servizio che si rende al cittadino. Il servizio che tu rendi al cittadino nella espressione massima della carità che si chiama politica è quella di pensare: ma dopo di me ci saranno i miei figli, poi ci saranno i miei nipoti e poi i miei pronipoti. Devo pensare per forza a raccogliere oggi qualcosa che devo pensare che debbano raccogliere loro? Cambia il paradigma. Ecco dove stiamo andando, ecco la visione politica di Polis che io vi voglio trasmettere stamattina. Non la raccoglieremo noi. Ci sta qualcuno con i capelli brizzolati. Levatevelo dalla testa che lo raccoglierete voi insieme a me. Non ci sta quel tempo tecnico. Ma lo dobbiamo fare, perché per troppi decenni non è stato fatto. E oggi ci troviamo in quella difficoltà perché negli anni scorsi nessuno l'ha mai pensato, oggi lo stiamo pensando. Non è un merito personale. Oggi il paese è maturo per questa scelta. Ecco dove cambia e allora dove, e chiudo proprio, dove si lega tutto questo a due parole che ha detto il Papa: ecologia integrale. Ecologia integrale non vuol dire salvaguardia dell'ambiente. L'enciclica Laudato Si non è un'enciclica ambientale, è un'enciclica sociale. È diverso, che parte dall'ambiente e ti fa ragionare sul fatto che se io oggi ho un bicchiere di vetro e non più di plastica, grazie a proposito, e non di plastica monouso, ma se questo bicchiere è prodotto in un paese del mondo da bambini di 10 anni che a scuola non vanno, per dirla, o vivono una vita inadeguata, non è ecologia integrale quella, perché il sistema dell'ecologia integrale vuol dire salvaguardare quel bambino, quella filiera e anche l'ambiente, è tutto insieme. Ecco la sfida che noi dobbiamo vincere, perché altrimenti c'è il rischio che per non avere, banalizzo, più il monouso qui, noi troveremo il bambino indiano che a 8 anni va a lavorare nelle miniere e non va bene. Ecco perché l'Italia, non so se lo sapete e ve lo voglio dire di nuovo con orgoglio italiano, è il primo paese al mondo che ha investito nella fascia subsahariana
quindi in Africa, nel continente africano, tra l'altro io a febbraio sarò lì, con le Nazioni Unite noi stiamo dando soldi e progetti, perché se no i soldi attivano altri percorsi che non sono proprio necessariamente trasparenti, gli stiamo dando soldi, progetti e personale gratis, tutto noi lo stiamo facendo, perché quei cittadini del mondo che prendono quei barconi e che vengono, attraversano il nostro mare Mediterraneo, non lo fanno per farsi un viaggio di turismo, lo fanno perché sono dei disperati. E la disperazione nasce quasi sempre nella fascia del Sahel a causa del climate change, la desertificazione. Bene, noi gli stiamo dando pozzi d'acqua, stiamo scavando noi, governo della Repubblica Italiana, non soltanto grazie alle singole collette, proprio il governo come fatto politico, pozzi d'acqua, gli stiamo dando agricoltura bio, gli stiamo dando pannelli fotovoltaici per alimentare il sistema, tecnologia italiana, tutto gratis, in modo tale che loro possano contrastare la desertificazione rimuovendo le cause della disperazione. Non è il paradigma aiutiamoli a casa loro, che è un paradigma volgare. È chiaro? Rimuoviamo le condizioni della disperazione. È un altro paradigma, è un paradigma ignaziano. Rimuoviamo le cause della disperazione. L'Italia è un paese leader a livello mondiale nell'ambiente, lo può fare, lo sta facendo insieme a Ibrahim Thiò, vedete, vi faccio i nomi e i cognomi, segretario nazionale per il Sahel alle Nazioni Unite. Sono fatti, li abbiamo firmati, non è che sto pensando di farlo, sono firmati e stiamo già lavorando. E gli italiani stanno lì, e io a febbraio andrò lì insieme agli italiani che fanno questo servizio per il governo della Repubblica Italiana, consentitemi, per il popolo italiano. Grazie a tutti. Allora, io ringrazio ufficialmente il ministro e sono assolutamente fiera, orgogliosa come coordinatore didattico dell'Istituto Pontano insieme al CDD e il CDA di aver avuto l'onore di poter fare in modo che i nostri alunni, perché questa è la cosa fondamentale, ascoltassero le loro parole. Lo dico veramente dal profondo del cuore, chi mi conosce sa che non ho retorica alcuna. Per noi è fondamentale che i nostri alunni crescano in un luogo che sia innanzitutto protetto dalla cura personalis e poi che possano incontrare persone di grande spessore e di fondamentale anche sensibilità come lei. Ma non è finita qui, caro ministro, caro padre Bartolo, perché naturalmente ci sono dei ragazzi, degli alunni che vogliono rivolgere loro delle domande. Allora chiamerei le mie bellissime aiutanti, studentesse liceali, quarto liceo classico. Cominciamo e magari portate il microfono. Salve, sono Francesca Pavia del quinto classico. E dopo la lettura dell'enciclica Laudato Si scritta dal padre Papa Francesco, volevo chiedere al presidente della Fondazione Gesuita Educazione, padre Jimmy Bartolo, in che modo la trattazione appunto dell'enciclica possa essere resa più interessante per i ragazzi. Grazie. Grazie per la domanda, sarò breve. E molte volte mi dicono, padre, perché non parli con Trump e Bolsonaro e queste cose qui, perché non parli con... E io dico no, questo discorso non è per loro, questo discorso è per noi, come ha detto bene il ministro, e soprattutto per voi. Quindi si incominciano con delle lezioni pratiche a casa, della scuola, quindi la questione del riciclaggio, spegnere le luci, piantare alberi,
evitare la plastica. Queste sono cose molto concrete, molto semplici. Se facciamo tutte queste azioni, ci sarà una differenza. Il Papa però parla più di una conversione. Questi si possono fare tutti quanti. E fare tutto questo perché ci sia una conversione, quindi cambiare lo stile di vita, essere più felici con meno cose, saper essere con gli altri con meno cose materiali e riscoprire questo è una conversione, una grande conversione a livello interno. Poi per quanto riguarda le nostre scuole, in ogni scuola della rete c'è un ecocomitato, anche qui ci sono delle iniziative, quindi avere un ecocomitato e essere partecipi attivi nell'ecocomitato e contribuire per piacere alla creazione di una politica ambientale, quindi l'energia del pontano, l'uso dell'acqua, la politica di comprare le cose, e si tratta di una politica, voi potete anche contribuire a questa politica, alla creazione di una politica scritta con piani di azione. Il Ministro ha fatto molta enfasi su questo, no? Non parole, solo parole, ma azioni che vengono da una convinzione interiore. Finalmente suggerirei di lavorare con altri, fare rete non soltanto nel mondo cattolico. Ci sono persone di buona volontà che sono atei, musulmani, buddisti, lavoriamo insieme con loro, scoprite chi sono qui in questa città, mantenere l'identità cattolica nostra, però sempre dialogando e lavorare insieme con altri per fare rete, fare chiasso a persone che possono prendere decisioni. E veramente sono stato molto contento a ascoltare da un politico questo discorso, veramente una consolazione, Ministro, perché normalmente non ascoltiamo questo discorso, siete fortunati ad averlo come Ministro. Continuiamo velocemente. Anzi, facciamo così per evitare. Chi è che deve fare le domande? La numero 2? Venite tutti qua vicino a noi, vicino al Ministro, vicino a noi. Faccio io da valletta. Me lo consentite, insomma? Prego, prego, veloci. La seconda domanda? Chi la fa? Chiara, vieni. Buongiorno, sono Chiara Brava nel del quinto scientifico. E vorrei chiederle, signor Ministro, se ha intenzione di eliminare le plastiche non riciclabili dal mercato e pensa che esisterà un futuro in cui la plastica sarà completamente sostituita da altri composti sostenibili. Grazie. Allora, dal momento che si sta parlando molto di sviluppo sostenibile e di modi di vivere che non impattino eccessivamente sull'ambiente, ci stavamo domandando se siano state previste dal suo governo appunto delle politiche atte ad incentivare tutte quelle aziende che magari si stanno convertendo verso un piano di conversione appunto a favore di uno sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, e di diritto del lavoro e sociale appunto. Buongiorno, sono Stefano Argenziano del quinto scientifico e volevo farle una domanda attinente al perché è entrato nel corpo della forestale, un po' più personale come domanda. Grazie. Buongiorno, sono Teresa Rizzuto del secondo scientifico e vorrei porle un paio di quesiti. Quando si procederà in maniera definitiva alla messa in sicurezza o alla bonifica dei siti inquinanti accertati della nostra regione? E se esiste ancora oggi il traffico dei rifiuti industriali
smaltiti in maniera illegale. Grazie. La senatrice è d'accordo e appoggia. Le lascio il microfono. Allora, preso nota. Plastiche non riciclabili. Te? Ok. Allora, per la questione delle plastiche non riciclabili, noi abbiamo già iniziato in quella logica che vi ho raccontato prima della visione, un percorso a step. Nella scorsa legge di stabilità, quindi è già legge dello Stato, le aziende che intendono convertire il proprio sistema produttivo verso imballaggi non più inquinanti o comunque a basso tenore di inquinamento, lo possono fare con il cosiddetto credito d'imposta, cioè vuol dire che lo Stato li aiuta dal punto di vista economico. E questa è già legge dello Stato, già esiste, non è una cosa del farò, è una cosa che è stata fatta e che decorre già dal 1 gennaio del 2019, quindi praticamente c'è un anno di vita, quindi già c'è un percorso, tant'è vero che molte aziende già in quella direzione stanno andando. Aggiungo che è già previsto, per esempio, per essere rapido e rispondere in modo molto concreto, che nella legge sul clima, che io, come ho detto scherzando prima napoletanamente, ho portato a casa prima della legge di stabilità, come si dice tecnicamente, cioè che già diventerà tra poco norma dello Stato, ho previsto le ZEA. Cioè, che cosa sono? È un acronimo che vuol dire zone economiche ambientali, cioè dei territori, per iniziare, dell'Italia, dove economia e ambiente camminano in parallelo e non più si separano, e per aiutare le aziende green, cioè tutte quelle aziende che vogliono dare lavoro green, fare investimenti green, ovviamente sotto una verifica dello Stato, saranno aiutate con dei fondi che ha messo a disposizione il Ministero dell'Ambiente, fondi perduti si suol dire, cioè non me li devi restituire, te li regalo, a patto che fai queste determinate cose. Questi fondi, mi piace qua dirlo, non sono fondi e basta che, volgarizzo, paghiamo noi con le nostre tasse, no, provengono dall'emission trading, quelle che sono le aste verdi, cioè il principio europeo, chi inquina paga, il peso dell'emissione in atmosfera ha un costo, l'anidride carbonica emessa ha un costo, finiscono nelle casse dello Stato. Il principio europeo un tempo diceva, ma chi inquina deve pagare, ma pagare per fare cosa? Il colpo di mano che ho fatto è stato quello di dire deve pagare per favorire l'ambiente, non deve pagare e basta. Le abbiamo prese e le stiamo dando a quelle imprese, a quei cittadini che vogliono fare impresa green. Siamo i primi al mondo in questo momento. In questo modo ho risposto praticamente anche a te sullo sviluppo sostenibile e le aziende green. Noi stiamo ragionando tutti, parlo come ministro dell'ambiente, tutto come incentivazioni. Cioè io ragiono sempre come incentivazioni. Ciò che c'è tutto il loop sulla plastic tax, che come tutte le tasse non appartiene al Ministero dell'Ambiente ma al Ministero dell'Economia, ma il governo, il medesimo governo. Stiamo negoziando, fatemi passare questo termine molto diplomatico, perché io voglio spostare il più possibile ciò che è considerabile una tassa, ciò che invece è di fatto un'incentivazione, cioè aiutare qualcheduno più che comprimerlo. Le risorse le stiamo trovando, aspettiamo fine anno perché la legge di stabilità viene approvata, credo, quest'anno nell'ultima settimana di dicembre. Però l'idea è sempre quella, le aziende più si spostano verso il green più vengono aiutate, tenendo conto, e chiudo la risposta per te, che il paese Italia è il primo paese al mondo per qualità di tecnologia ambientale, al punto tale che ce la vuole comprare tutto il mondo. Ora, se ce la vuole comprare tutto il mondo, permettetemi la battuta, perdonate, non è forse la sala adatta per dirlo, però mi viene spontaneo, siamo degli imbecilli se non la usiamo in Italia. Infatti, cioè la vogliono, ce la comprano in Italia e noi dall'Italia, l'Italia non la usa. E appunto, perciò è una virgola di imbecillità, cerchiamo di levarla da mezzo. Stiamo facendo di tutto per fare in questo modo. Tecnologia italiana esportata, ma anche tenuta in Italia, con brevetti
che sono veramente di grande profilo. Vi faccio l'esempio del brevetto sui pannolini, sapete i pannolini? Che l'ho firmato io, quindi sono certo. I pannolini prima tutti noi li buttavamo, adesso si riciclano e diventano cellulosa. Economia circolare. Siamo i primi e gli unici al mondo che lo fanno. Messa in sicurezza, bonifiche dei siti contaminati e traffico dei rifiuti. Dopo rispondo a te, che sei il terzo. Intanto abbiamo previsto finalmente i fondi, perché non ci pigliamo in giro. Per fare la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati, le discariche che nella mia vita precedente ho sequestrato a tappeto, come voi sapete, ci vogliono i soldi. L'abbiamo finalmente previsti, perché prima c'erano solo le pie intenzioni. Adesso ci stanno pure i soldi. L'Unione Europea questi soldi ce li ha dati e mi ha detto che ho negoziato io personalmente con l'Unione Europea e che ce ne dà sempre di più, si chiamano FSC, Fondi di Sviluppo e Coesione, a patto che gli diamo i progetti. Quindi ho stressato il sistema per avere i progetti. Quindi finalmente partono le bonifiche adesso. È chiaro che c'è un tempo di bonifica, c'è un tempo tecnico. Non è che le bonifiche le fai in un giorno. Ci vogliono gli anni, i mesi o gli anni che occorrono. Però se non si inizia non si finisce. Finalmente ci sono i fondi, ci sono i progetti, consentitemi, c'è la buona volontà. E adesso iniziamo questo percorso. L'ultima cosa. Tu mi chiedi perché 35 anni fa entrai nella forestale e poi sono passato nell'arma dei carabinieri da generale. È un motivo molto familiare, perché come famiglia noi possedevamo una grande tenuta in Ciociaria, è un piccolo spaccato di famiglia, e mio nonno, che non c'è più ahimè, che, per il quale nutrivo una grande passione, mi portava nel bosco di famiglia, che era l'unico bosco di quella zona, un alto fusto di ciliegio, che è una rarità, ai confini col fiume Liri. E io sono cresciuto in questo l'estate, in questo potere di famiglia, e quindi sono cresciuto in mezzo alla natura, praticamente l'estate. Per me tuttora è il luogo del buon ritiro, come si suol dire. A quel punto mi sembrava naturale fare una scelta naturalistica, e perciò sono entrato là. Poi, quando abbiamo iniziato con le indagini su Terra dei Fuochi, mi sono reso conto che non potevo non provare a dare una risposta, nei limiti delle mie capacità professionali, a quei cittadini, a noi cittadini che abitiamo in queste terre, che lamentano una disperazione ambientale. Bene, è il momento di dare quelle risposte. Lo facevo da investigatore, e vi assicuro che parecchi ecocriminali, adesso, come si dice, che col climate change fa caldo, loro stanno prendendo un poco di fresco. Quindi diciamo che qualche risultato c'è stato. L'origine è questa, e ho semplicemente continuato a coltivare questa passione che mi porto da quando tenevo, credo, 2-3 anni di età. Tutto qua. Grazie a tutti. Allora, c'è ancora un'altra domanda? Vediamo. Salve, sono Giorgia Cipullo del Quinto Classico, e nel punto 2 dell'enciclica si parla appunto della presunzione dell'uomo nei confronti della natura. Quindi volevo fare una domanda a padre Jim Bartolo e chiederle come si potrebbe, secondo lei, fare in modo, far capire all'uomo che è molto più importante porre al centro la natura, poiché lui ne è parte integrante. Grazie. Brevissima risposta, l'ultima. Il generale ha parlato della sua esperienza al bosco, quindi un'esperienza di contemplare la bellezza della natura, che ha lasciato un'impronta su di lui. E c'è molta critica al pensiero ebreo-cristiano, che abbiamo interpretato la Bibbia, in modo particolare il Genesi, il racconto della creazione, capitolo 1, e come abbiamo interpretato le frasi di soggiogare la terra, quindi dominarla. E qui stai parlando di un certo antropocentrismo, quindi che gli uomini e le donne dominano la terra,
dominare la terra, tutto il creato. E la tradizione cristiana, cattolica, ebrea ha interpretato per secoli il significato di questo, di proprio dominare la terra. E questo è un'interpretazione, l'ermeneutica sbagliata. L'ermeneutica sbagliata perché ciò che significa nella Bibbia è di coltivare, prendere cura di. Allora, un antropocentrismo che è dittatore, quindi è dominatore, non è l'interpretazione della Bibbia. Bisogna guardare in un altro modo, in un altro stile. Quindi le creature hanno le loro dignità, l'uomo è il più razionale, più sviluppato, però questo non significa che deve dominare il resto. Quindi bisogna avere reciprocità. Reciprocità e di integrare tutto. E voi vivete qui a Napoli, contemplate la bellezza della natura, contemplate la bellezza del mare. E non, quando uno ha l'attitudine di contemplare la natura è molto differente da dominare. Quindi la natura è un oggetto per fare cose, un oggetto per sviluppo, no. L'attitudine deve essere anche un'attitudine di contemplazione, e quindi questo cambia anche questo paradigma antropocentrico. Antropocentrico include, quindi non abbiamo un piramide, ma abbiamo cerchi concentrici che sono relazionati uno all'altro. Grazie. Grazie Padre Jimmy. Volevo per l'appunto, tra i vari documentari che ci servono certamente a sensibilizzare talvolta noi, c'è un documentario che è stato fatto dai Pigtail. Esso è vincitore nella sezione documentari come migliore documentario e Grand Prize della decima edizione di Corti Sonanti. Perfetto, io mi volevo proprio avvicinare a uno degli autori, eccoli qua, tutti e due, sono loro due, perché i Pigtail sono Dario Catania, attivista ambientalista e videoreporter, Dario Carotenuto, che ho avuto anche il piacere di conoscere, che è una persona veramente splendida, un eclettico di grande cultura, che è attivista, videoreporter e regista. Daniele Fiocco, fotografo ed editor, dov'è Daniele? In sala. Simone Pennucci, musicista, produttore e arrangiatore, dov'è Simone? Ah, oh, eccoli qua, salve. Beh ragazzi, Alessandro Mandofia, Alessandro Salvi, attivista e cantautore. Allora, questo è il premio che è stato vinto. Purtroppo non ce la facciamo a mandare il video, però io volevo leggere la motivazione che ha praticamente avuto questo video e perché, insomma, ha vinto. La motivazione è questa, è un'edita versione dell'Isola di Pasqua, l'idea di fondo di Moai più plastica, questo è il titolo esattamente. Rapa Nui è l'isola dei sogni dove turisti e viandanti si recano per trascorrere le proprie vacanze. La versione presentata da Dario Catani e Dario Carotenuto e quindi da Epic Tale getta uno sguardo sulla realtà delle cose. L'isola di Pasqua è diventata un enorme ricettacolo di plastiche e microplastiche responsabili di danni evidenti dell'ecosistema. Gli autori ci presentano un panorama divorato dai rifiuti che fatica a venire ormai fuori per la sua bellezza, spesso collegata anche all'immagine dei Moai, le famose statue, insomma, tipiche dell'isola di Pasqua. Una serie di interviste si susseguono dando voce agli autoctoni, fautori di una quotidianità all'insegna del vivere ecologico. Il focus del lavoro raggiunge il punto più alto quando a parlare è una donna che ci ricorda come tutti dovremmo stringerci davanti al problema ambientale, riportando alla memoria il fatto che, legati da un filo invisibile, ogni singolo abitante della Terra è una cellula e come tale può contribuire a proteggere e salvare il pianeta. E questo ci ricolleghiamo ciclicamente alla Laudato Si, eccetera, eccetera. Grazie, grazie mille. Ci vedremo presto e vi prometto che il vostro documentario sarà certamente visionato. Dario, ci sentiremo, ci vedremo dai miei alunni del Pontano. Grazie, grazie mille. Allora, effettivamente
e ci avviamo verso la conclusione, perché poi io concluderò con la mia magistra, che sarebbe la rettrice dell'Istituto Pontano. La musica lascia che gli occhi si socchiudano per il piacere ed è certamente uno strumento che non soltanto fa provare le passioni ai ragazzi, ma con la musica i ragazzi cominciano proprio a vivere una passione. Io non vorrei affatto scomodare Platone, ma certamente anche egli diceva che la considera come un'arte edificante che riesce a svolgere una funzione morale di condurre l'uomo verso la retta via, che è la via del bene, naturalmente. Del resto, insomma, questo lo abbiamo studiato e i nostri ragazzi lo studiano dagli antichi classici, dai miti, Orfeo, Ulisse, insomma, è stato rapito completamente dalla musica delle sirene, dalle baccanti di Euripide. Ebbene, da tempo qui al Pontano v'è un'accademia di musica, caro Ministro, in cui ci sono dei veri musicisti, dei musicisti che fanno questo e che sono e hanno avuto dei grandissimi successi. Il presidente è ovviamente Cicci Serra, e che hanno fatto degli eventi meravigliosi e grandissimi. Ma la cosa particolare è che già lo scorso anno la canzone che prima sentivate, Si può fare, e parla del riciclaggio ed è stata prodotta da Cicci Serra, dalla Pontano Music Academy, ed è stata scritta dal maestro Francesco Capriello, che tra l'altro è anche il vicepreside dell'Istituto Pontano, da Giovanni Conforti, che vorrei chiamare qui vicino a me per un breve saluto. E poi voglio ascoltare assolutamente, Cicci, la canzone, perché vorrei che tutti la potessero sentire e diventasse il motivetto anche del nostro Pontano. Caro maestro Capriello, salve, come sta, professore caro? Allora, intanto ringrazio la preside per questa bellissima presentazione. Sono d'accordo con la preside, la musica è un veicolo, è uno strumento eccezionale, perché è uno strumento molto diretto, spesso è più diretto di tante altre cose, e questo è anche ed è soprattutto anche uno strumento di aggregazione e di condivisione. Questo poi è il quid dell'Accademia, oltre diciamo ad avere la nostra convinzione è quella che la musica rientri proprio nella pedagogia ignaziana, nella spiritualità. E sarò brevissimo, io sono molto sensibile al tema dell'ambiente, anche come musicista per anni, infatti ho riconosciuto anche Dario, uno degli operatori che ha lavorato con noi in un altro ambito, ho suonato la spazzatura nel mondo con un gruppo che si chiamavano i Bung de Bang, non so se ve li ricordate, ma grazie. E dimostravamo nel nostro piccolo che con la spazzatura noi facevamo dei veri e propri concerti rock, techno e tutti i generi che si potevano fare proprio con la spazzatura. Cosa bella fu che ci invitarono anche in Svizzera come rappresentanti noi napoletani in Svizzera dell'ecologia, è stata una cosa divertente. Per cui c'è questa grande passione per questo tema. Con Giovanni c'è stata presentata la possibilità da parte di un'azienda importante napoletana di fare un progetto sull'ambiente coinvolgendo le scuole, e loro mi hanno chiamato e io ho subito pensato di coinvolgere il presidente Cicci Serra in questo progetto che lo vedrete a tema centrale di un centro di stoccaggio e di riciclo importante, una mosca bianca. E c'è il tema su cui adesso poi passerò la parola al professor Conforti, ci siamo basati, c'è, lo vedrete, delle bottiglie di plastica, un'ecoballa dove i nostri ragazzi fanno un giro tondo e questa ecoballa poi si trasforma in un albero, quindi partono da questo giro tondo vicino all'ecoballa per arrivare a un giro tondo verso l'albero, in un messaggio proprio che voleva essere costruttivo e positivo. È stato difficile per noi collaboriamo da 20 anni, il professor Conforti, lasciatemi presentare, un autore, uno sceneggiatore, ha vinto diversi premi come sceneggiatore, adesso è stato premiato dal Napoli Teatro Festival, e abbiamo affrontato questa sfida nuova per noi di scrivere nelle canzoni per i ragazzi. Passo.
Grazie Francesco. Scrivere per i ragazzi è probabilmente la sfida, una delle sfide più interessanti che si propongono a chi almeno ha pensato di essere artista nella vita, perché la chiarezza è il punto di arrivo, no? La chiarezza, la semplicità, e sembra appunto semplice e facile, invece è la cosa più complessa, è il vero punto d'arrivo, secondo me, quando si vogliono fare cose di questo tipo. E poi ricordo un aneddoto molto carino di quando abbiamo girato questo video. Noi siamo andati prima al sito di compostaggio, dove si fa un lavoro egregio di, appunto, si ricicla la plastica, però subito dopo siamo andati con i ragazzi in un parco, e vedere proprio la loro felicità, la loro spensieratezza, era anche una bella giornata perché si apprestava l'estate, e la discrepanza, la differenza che c'era tra tutta quella plastica in compostaggio e la natura ancora viva dove i ragazzi correvano e gioivano, e questo contrasto forse vale più di qualsiasi messaggio, perché i ragazzi, c'è da far ricredere i grandi, i ragazzi vanno solo un po' sensibilizzati, poi la differenza l'hanno vista loro stessi in quella mattinata. Vi ringrazio. Allora Cicci, grazie mille. Facciamo così, prima di far scorrere il video Si può fare, io ho qui accanto a me, no, basta. Ok, allora qui accanto a me, io la chiamo Magistra, è la rettrice dell'Istituto Pontano, la professoressa Tina Moccia, per cui io provo un grandissimo sentimento di affetto, e lungo questi saluti finali le passo semplicemente il microfono e non dico altro, perché semplicemente un grazie veramente di cuore a tutti. Credo che con questa giornata, con questa mattinata trascorsa insieme, abbiamo coniugato perfettamente quelli che sono gli insegnamenti che cerchiamo di infondere ai vostri ragazzi. Sono stata felicissima anche di avere qui il ministro dell'ambiente, col quale condividiamo forse una formazione. Per me essere entrata qui al Pontano ed essere entrata quando anch'io avevo avuto una formazione attraverso le comunità di vita cristiana, e poi lavorare per 40 anni qua dentro, ecco, significa qualcosa che ci aiuta a dire: accompagniamo questa generazione perché porti avanti fortemente i valori che la preside aveva sottolineato nell'inizio. Grazie a tutti. Grazie Magistra. Grazie Tina. 40 anni al Pontano, ha fatto la storia del Pontano, è una grande persona, una grande donna, una grande insegnante, una grande magistra, perché per me sarai sempre la mia magistra. Prima di dare, aspetta Cicci, non ti muovere. Allora volevo fare i ringraziamenti finali. I ringraziamenti sono sempre doverosi, ma chi mi conosce sa che io molte cose le faccio non solo per dovere, ma perché le sento. Ovviamente per questo evento ho già ringraziato i nostri ospiti, e ovviamente sono invitati a venire qui in qualunque momento vogliano. Ringrazio il personale non docente che ci ha dato una grandissima mano ed è sempre pronto, insomma, ad aiutarci in qualunque momento. Ovviamente questo evento è stato fatto concertando con il CDD, mi piace proprio questa parola, e volevo ringraziare Veronica Petito, Valeria Ricciardelli, Francesco Capriello e Tina Moccia. Il CDA e Cicci Serra. Due gruppi di persone in maniera essenziale. Un primo gruppo che ha permesso tutto questo, e non troverò molti giri di parole per dire che dirò soltanto che sono i più belli del mondo e sono gli alunni del Pontano. E poi coloro che hanno aiutato a realizzare, che hanno lavorato con grandissima abnegazione, con impegno, con coscienza, con fatica, con forza, li ringrazio personalmente a nome naturalmente del CDD e del CDA, tutti i professori, i docenti dell'Istituto Pontano. Grazie.
E adesso, mentre Cicci Serra farà partire il video e la canzone Si può fare, naturalmente ci portiamo verso la Sala Rossa, dove vogliamo offrirvi un cocktail, e voglio chiudere con le parole del mio amico Dino Falconio: viva il Pontano! Riciclare si può fare, ti fa anche risparmiare. Se la carta vorrai usare, non dovrai più disboscare e neanche più scavare per il vetro da soffiare. La bottiglia non buttare, nuova vita le puoi dare. Basta plastica nel mare, è un problema da evitare. Se la fondi tutta insieme, avrai il polipropilene. Non dobbiamo accumulare i rifiuti da bruciare. Questo mondo ce lo chiede, noi dobbiamo dargli fede. Siamo noi in questo mondo a poter dare un nuovo ciclo. Il riutilizzo delle cose da buttare ci disegna un nuovo modo per amare. Ora sai quanto grande sia il valore del riciclo. Lavorando tutti insieme si può fare una casa dove tutti possono stare. Quindi impara a riciclare e non lo dimenticare. Se ti prendi questo impegno potrai farlo con il legno, con la latte e con il ferro, col cartone e con la gomma. Ogni cosa ha nuova forma ed indietro non si torna. Siamo noi a non avere più bisogno di inquinare. Presto avremo un nuovo cielo, un nuovo mare e la materia per le cose da inventare. Ora sai quanto grande sia il valore del riciclo. Lavorando tutti insieme si può fare una casa dove tutti possono stare. Siamo noi in questo mondo a poter dare un nuovo ciclo. Il riutilizzo delle cose da buttare ci disegna un nuovo modo per amare. Ora sai quanto grande sia il valore del riciclo. Lavorando tutti insieme si può fare una casa dove tutti possono stare. Riciclare si può fare, riciclare si può fare, riciclare si può fare. Riciclare si può fare, riciclare si può fare, riciclare si può fare. Riciclare si può fare, riciclare si può fare, riciclare si può fare.